Ciao amici di Toriato Games, buongiorno e buona domenica. Lo sapete, orario, giorno, ore 9 della domenica, 99 volte su 100 c'è il video in cui faccio i miei giri gratis presi durante la settimana. Questa settimana ne sono 4, 3 dalla campagna King of the Continent, uno per l'Argentina e due per la Francia. L'ultimo giro argentino ancora non l'ho preso, magari lo prenderò giovedì prossimo. E poi un giro per i giocatori della settimana. E io sono già contento perché sicuramente vado a pescare un giocatore che mi interessa molto, ovvero Kylian Mbappé. Sono rimasti due giocatori, Rabiot e Mbappé, quindi ho due giri gratis. Andiamo subito a prendere o nel primo o nel secondo giro Mbappé che mi interessa davvero tanto perché indubbiamente o da punta o da CLD va benissimo, anche da CLS. Però proprio per ultimo deve arrivare Mbappé, non importa. Tanto prendo Rabiot, che qualcuno mi consiglia. Vedrò, vedrò. Anche se in realtà come CC non ho bisogno di pochi, perché onnipresente. Eccolo qui, Rabiot, 28 livelli di crescita. Un bel po' di abilità giocatore. Lo considererò, lo considererò. E poi finalmente arriva lui, Mbappé, finalmente, perché veramente all'ultimo, l'ultimo giro, non importa, è arrivato. Deve essere lui, ovviamente. Eccolo qui, la sua maglia numero 10. Ale, voi l'avete già provato? Cosa mi dite? Ho letto buone considerazioni in generale. Comunque, fatemi sapere anche le vostre. Su Xbox ancora non avevo un Mbappé non base, quindi va benissimo. Poi prendiamo anche il giro dell'Argentina, ovviamente. Qui sono rimasti McAllister e Perez, due giocatori che onestamente non mi interessano più di tanto. Comunque, a giocatore donato non si guardano i parametri, almeno cioè, nel senso che anche se non sono eccellenti i parametri, si prende lo stesso. Che abbiamo? McAllister, bella la maglia all'Argentina, davvero bella. Ed eccolo qua. 25 livelli di crescita tra le linee, giocatore del Liverpool. Finalmente l'ho già fatto presente, però ve lo ricordo. Adesso anche i giocatori delle nazionali hanno il doppio emblema anche della squadra e quindi possono essere utilizzati negli eventi come giocatore bonus. Ad esempio, McAllister per un evento della Premier League può essere usato. E infine, ragazzi, i giocatori della settimana dall'Europeo. Ve l'ho già detto giovedì scorso, sicuramente Kanté, anche se qualcuno lo considera troppo basso, è un giocatore che mi interessa. Non mi dispiacerebbe Oblak, nonostante Marco dica che non sia un granché. Effettivamente quell'81 parato è un po' basso, però gli altri parametri sono interessanti. Comunque da provare, portiere difensivo. Gakpo si può anche provare, indubbiamente Musiala 97, è un giocatore interessante, da penso che possa fare anche CLD, Stones mi interessa meno, Fabian Ruiz 95, pure si può provare, valutazione A e penso che continuerà a essere anche la prossima settimana, Carvalho un po' meno e poi tutti gli altri. Insomma, Musiala, Oblak e Fabian Ruiz e Kanté, questi quattro quantomeno. Un tentativo lo farei. Barella non ha l'intercetto, mi è stato detto, però dovrei confrontarlo con quello già o che comunque arriva a 99 in effetti ed è niente male. Va bene, vediamo, tanto va a finire costancio e non c'è dubbio che non lo vada ad utilizzare. Proviamo. Vediamo un po' chi arriva. Chi è? Gakpo. 94. Dribbling 90, la prolifica. Beh, di abilità giocatore ne ha parecchie, vediamolo un po' in game. Cioè in squadra, non in game. Schema di gioco. Riserve. Dov'è? Eccolo. Beh, 99.
con tutti i vari boost dati da Deschamps, che poi in realtà è solo in velocità. 99 è da provare, è da provare, è da provare. CLD invece no, CLS anche da punta, però vabbè, diciamo che ho abbondanza in certi ruoli, in altri, tipo come portiere ho solo Donnarumma e Samba, però ragazzi, vediamo, vediamo, vediamo. Lo proverò questa sera, dai, almeno vediamo una novità. Appunto, questa sera, devo ancora giocare le partite di questa sera, quindi proveremo questo Gakpo e vedremo se rende o meno. Poi adesso è pure valutazione A. Sì, dai, lo proviamo questa sera. Ragazzi, per il momento è tutto, io vi auguro una buona domenica, vi aspetto questa sera alle 20 per vedere Gakpo in azione. Buona domenica, buona giornata. Ciao!